Monte Sant'Angelo avrà una casa comunità per i servizi ai cittadini e servirà a filtrare bisogno di salute. È stato presentato proprio ieri il progetto della casa di comunità, che è un luogo identitario per i servizi territoriali. Una comunità di montagna come Monte Sant'Angelo deve recuperare luoghi e metterli al servizio dei cittadini, ha detto il direttore generale della ASL Foggia Antonio Nigri durante la presentazione della casa di comunità a Monte Sant'Angelo. È estremamente importante perché servirà a filtrare i bisogni di salute di chi a domicilio non può stare, ma è ancora presto per essere accettato in ospedale. Dunque si tratta di presidi intermedi come la casa di comunità e anche di ospedali di comunità, perché nei prossimi mesi Monte Sant'Angelo avrà anche un ospedale di comunità, strutture che servono ad aggregare i bisogni di salute della cittadinanza, offrire i servizi di medicina generale, ambulatoriale, prelievo di campioni per essere poi processati. Dunque un progetto importante e rilevante, così come ha spiegato il direttore generale dell'ASL Antonio Nigri. Sono occasioni di riorganizzazione profonda dei servizi territoriali che o vengono presi in carico dall'intera comunità e accompagnati da una consapevolezza della comunità, oppure si rischia di perdere delle occasioni. La Regione ci sollecita l'aspetto logistico, progettistico e di cantieristica. Ha preso impegno, lo dico subito, di accompagnare questi lavori con risorse economiche dedicate all'assunzione di personale, che non è quello attuale, ma che deve essere aggiunto a quello attuale per poter riempire queste case e ospedali di comunità. Quindi aspettiamoci una stagione di nuove assunzioni dedicate alla sanità territoriale per dare vita a queste strutture, come già la Regione ha messo in cantiere. Si tratta dunque di soluzioni prossime al cittadino che possono dare risposte dirette e immediate al territorio. Per questo fin da subito è stato aiutato nel progetto di rifunzionalizzazione di ex ospedali che oggi diventano presidi importanti.